Sono Ricci Giulia dell'Istituto Storico di Modena e ho l'onore di, come dire, dare un avvio a questo progetto che è in realtà iniziato negli anni 2013-2016 coinvolgendo le scuole secondarie di primo e di secondo grado. Questo progetto, che si intitola appunto Materie Prime e Conflitti, Uomini e Conflitti, è appunto un'iniziativa che vede la sinergia di diverse istituzioni, in primis il Museo Gemma e l'Istituto Storico di Modena, che io qua modestamente rappresento, insieme anche alla Biblioteca dei Fini di Modena. Le iniziative che quest'anno verranno appunto presentate, a partire da questa sera, danno un quadro della complessità delle problematiche che sono urgenti all'ordine del giorno e che comprendono appunto un'escursione proprio fra discipline diverse, come appunto possono essere quelle storiche, antropologiche e quelle geografico, geologico, ambientali. Le tematiche sono quelle appunto delle materie prime e quindi dello sfruttamento, della ricerca dello sfruttamento delle stesse in diversi universi del nostro globo. Le relazioni che cominciano stasera, la relazione che inizia stasera e appunto le prossime che ci saranno nelle prossime due settimane di martedì e l'incontro alla Biblioteca del Fini del 28 febbraio su immaginari migratori ci danno il senso della globalizzazione del problema. Da una parte il continente cinese, che stasera appunto cercheremo di capire, di comprendere, di conoscere insieme al professor Stefano Cannelli, e il continente africano, all'interno del quale la Repubblica Democratica del Congo è essa stessa continente, proprio per le sue caratteristiche di scandalo geologico, così come è stato definito dagli storici, per la sua connotazione di ricchezza enorme di risorse minerarie assolutamente urgenti per quelle che sono le nostre esigenze moderne e tecnologiche. Il professor Stefano Cannelli è uno storico contemporaneista dell'Università di Bologna che ha una biografia, un profilo assolutamente interessante da un punto di vista storico-antropologico, forse prima antropologico e poi storico, dato che dagli anni 70 e 80 si occupa e si è occupato della storia, della cultura orale e lui stesso musicologo, nonché musicista, perché ha partecipato come primo violinista proprio nel gruppo emiliano di cultura popolare. La sua ricerca sulla cultura contadina, musicale e orale lo ha portato, come dire, a travalicare i confini nazionali e sovraeuropei, direi, per approdare in Cina 30 anni fa e quindi a ricercare, a studiare e a pubblicare scientificamente dei testi che sono ricchissimi e densissimi di storia e di significati anche, come dire, della cultura mineraria cinese. È direttore di una rivista di turismo culturale proprio che orienta i viaggi in Oriente e stasera appunto vorrà, come dire, metterci al corrente di quelle che sono gli aggiornamenti, insomma le notizie più aggiornate rispetto alle risorse che la Cina offre come paese sicuramente ricchissimo di risorse minerarie e dell'utilizzo che appunto all'interno del governo e quindi dei rapporti anche internazionali viene fatto in maniera da poterci spiegare questo equilibrio fragilissimo che cosa consiste. E lascio la pagina. Grazie. Ci sono molte cose che possono essere dette. Quando si parla di Cina è fondamentale uscire dalla banalità delle cose che sono state scritte, una banalità che però evidentemente è funzionale al mondo italiano perché è al governo, diciamo così, dal punto di vista giornalistico ed editoriale da moltissimi anni non si riesce a scalfire, tanto è vero che c'è chi dice che è lo stesso governo cinese che non ama che le persone indaghino troppo su quello che avviene in Cina e che è più che appagato da una, diciamo così, pubblicistica abbastanza superficiale, è più interessata alle cose minime, le ragazze di Pechino, che non i grandi fenomeni. La Cina, dovendo quindi parlare della Cina, c'è un problema
c'è un problema di 30 anni fa non se ne sapeva niente, adesso si ha a che fare con un niente riempito di concetti abbastanza banali, città distrutte dall'inquinamento, turni di lavoro pazzeschi, il governo cinese che se ne frega della natura e la saccheggia, città intasate dal traffico, esperimenti folclorici per fare piovere durante le Olimpiadi. Che cos'è che sa una persona normalmente di Cina? Questo. E quindi bisognerà partire da una ricognizione molto elementare, non è possibile farla diversamente, sulla base dei dati che sono certi, che sono noti. Preciso subito che io sono uno storico, sono stato allievo di storici molto importanti, forse i più noti sono Lucio Gandhi e Carlo Ginzburg, e baso la mia ricerca sull'analisi delle fonti. Le fonti stanno allo storico come le fatture al commercialista. Se non ci sono fatture, non c'è bilancio, non c'è proprio niente da fare. Le fonti nel mio caso hanno comportato impararmi il cinese quando ne avrei fatto volentieri a meno, ormai ho 52-53 anni, e leggere i documenti di partito del Consiglio di Stato, che è il governo della Cina. Quindi gran parte delle cose che io affermerò nascono da questi studi, non dal fatto di essere un imprenditore che organizza viaggi e che va in Cina. Sì, si va in Cina, ma vedere la Cina senza studiarla è come vedere la locandina di un film e pensare di averlo visto. Cioè, sono due cose completamente diverse. La Cina la si capisce studiando, non andandoci, non inventandosi reportage, meno che mai letture frettolose sul web. Quando si parla di risorse naturali, la Cina è il primo paese al mondo ad essere accusato di essere un inquinatore selvaggio. Vorrei evitare di entrare in una discussione su un argomento come questo, anche se sarà inevitabile poi rispondere ad alcune domande. La prima riflessione, quando si parla di Cina, è rendersi conto che un sesto o un terzo dell'umanità vive sopra una area coltivabile di dimensioni ristrettissime. La carta che voi avete in mente della Cina, sempre che abbiate in mente una carta geografica, la racconta come un grande paese, con confini sterminati, si dice un continente. Quello che non tutti sanno è che i deserti di aridità totale occupano quasi la metà di questo territorio e che all'interno di questi del 50% rimanente c'è una componente molto importante, molto molto forte, di aree montane. Aree montane non tipo prealpi, no? Si parla delle pendici orientali dell'Himalaya, e quindi si parla di monti molto importanti, di valli scoscese, di verticalità per noi inimmaginabili, cioè un fiume scorre a 2000 metri e a destra e a sinistra le vette arrivano a 7000 e in mezzo c'è una parete scoscesa a picco. La Cina dipende interamente come acqua da sostanzialmente due fiumi che nascono a 20-30 km di distanza l'uno dall'altro, in Tibet. Amministrativamente sono Qinghai, una provincia settentrionale del Tibet, ma comunque storicamente è Tibet. E da questi due fiumi dipende sostanzialmente tutto il rifornimento idrico del paese. La Cina non ha materie prime
che la sostengano nel campo dell'energia. Questo significa che in condizioni di prezzo del petrolio contenuto, non esploso, la Cina non ha nessun giacimento petrolifero degno di questo nome che convenga andare a stuzzicare e a sfruttare. Che cos'ha la Cina? Per capire che cosa ha la Cina bisogna entrare in quella dimensione molto difficile, soprattutto per i ragazzi, della storia del clima. Perché, come sappiamo tutti quanti, il clima non è stato lo stesso. Il clima è cambiato continuamente nel corso dell'umanità. E studi fatti da archeologi cinesi molto importanti hanno attestato che più o meno 12.000 anni fa, 10.000 prima di Cristo, il fronte dei monsoni, cioè dei venti umidi carichi di pioggia che vengono dall'oceano Indiano, io purtroppo, signore, le porgo la schiena, mi dispiace, arrivava fino al fiume Ussuri e al fiume Amur. Per chi non è proprio un ragazzino, sono gli spazi geografici di Akira Kurosawa e del film Dersu Gusara. Quindi siamo nella taiga. Il monsone, intorno al 10.000, creava piogge torrenziali. Piogge torrenziali che hanno permesso lo sviluppo di foreste, di conifere, come oggi ne rimane qualche esempio in California, quindi dall'altra parte dell'oceano, alberi con un fusto imponente, di altezza memorabile, che hanno costituito una specie di cintura verde larga quasi 200 km, 100, 150 km e che va dal metà del deserto del Gobi fino a Torino. Il monsone, a partire dall'8000 prima di Cristo, ha cominciato ad abbassare il proprio raggio e questo ha portato prima di parlare di questo, nel resto della Cina l'acqua era talmente tanta che si sviluppava una vegetazione, si chiama foresta pluviale sempre verde. E quindi con il terreno lavato continuamente da queste piogge torrenziali, in altre parole, pensate a una situazione tipo Borneo o tipo Zaire, da quello che io non sono mai stato in Zaire, ma immagino che lo Zaire sia Guatemala, una foresta di questo genere. Man mano che la linea del monsone si è abbassata, e questo abbassamento è cominciato nell'8000, la grande produzione, ovviamente le foreste sono morte, e la linea di produzione agricola, cioè le aree dove era possibile mettere a coltura il terreno, si sono progressivamente abbassate. A nord di Pechino, nel 4000 prima di Cristo, noi sappiamo che l'acqua era ormai talmente poca che i villaggi che prima prosperavano senza cinta muraria si organizzano con cinta muraria di protezione, il che vuol dire una sola cosa, che il cibo non c'era per tutti e che per sopravvivere bisognava andare ad attaccare il villaggio vicino e portargli via il raccolto. Il fronte del monsone ha continuato progressivamente ad abbassarsi e si è stabilizzato oggi, il clima cambia continuamente, chissà che cosa sarà il clima tra 100 anni, 1000 anni, 10.000 anni, comunque si è stabilizzato apparentemente intorno allo Yangtze. Lo Yangtze viene presentato, il fiume azzurro, viene presentato come un fiume meridionale, in realtà attraversa la Cina un po' al centro. A nord dello Yangtze
praticamente non piove quasi mai, cioè non c'è sostanzialmente acqua. A sud dello Yangtze, a partire dalla fine di aprile fino a metà luglio, si abbatte il monsone che viene dall'Oceano Indiano. Piogge torrenziali, piogge pazzesche, che coincidono come stagionalità, perlomeno coincidevano fino a 20 anni fa, con lo scioglimento estivo dei nevai, non dei ghiacciai, ma dei nevai del Tibet e del Cinghai. Per cui in montagna i ghiacciai non perenni scomparivano, come è sempre stato. D'estate vai a vedere il ghiacciaio dal Marmolado e dici come ho messo male, ma vai a vedere com'è d'inverno, poi ne riparliamo. Perché d'estate si sciolgono, la temperatura sale e quindi i fiumi si ingrossano dei ghiacciai che si sono sciolti, dei nevai che si sono sciolti. In Cina questo coincide con il monsone e quindi acqua a catenelle che provoca situazioni di questo genere. Forse è la fine, proviamo a uscire. No, adesso dobbiamo interrompere. Va bene, comunque scorrendo si vede una scena che è abbastanza indicativa. In altre parole, la Cina, fin da quando si è sviluppata la civiltà umana in condizioni ormai dimostrabili, scientificamente dimostrabili, è sempre vissuta in un clima fortemente ostile, nemico dell'uomo cinese. Tant'è vero che il dio di fondazione è un personaggio che viene chiamato dall'imperatore Zhang, il quale dice: guarda che la terra è uno schifo, gli uomini muoiono, gli animali muoiono, i fiumi allagano tutta quanta l'area dove noi ci dovremmo vivere, ti prego di organizzare le cose in maniera tale che i fiumi riescano ad arrivare al mare e che la vita sia possibile. Non c'è nessun paradiso terrestre nella cultura cinese. C'è un incubo che si chiama alluvioni. Questo incubo è talmente evidente che in alcuni villaggi tuttora, nell'area desertica, che quindi teoricamente dovrebbe essere quella che soffre di meno, si vede in campagna, immaginatevi una pianura come la pianura padana, con i campi di mais, con i pioppi, con i canali di sfogo, e poi vedete una casa colonica con una barca legata a un palo in mezzo all'aria. Uno dice: ma adesso sono bevuti il cervello, cioè cosa ne fanno di una barca? Quando si rompono gli argini, eccolo qua, questa è un'immagine indicativa, poi anche quelle che vengono dopo sono indicative. Quando si rompono gli argini, ogni anno, ripeto, ogni anno, da maggio alla fine di luglio, le persone devono abbandonare le loro case, quelle in prossimità dei fiumi, e vanno a vivere sugli argini. Centinaia di migliaia di persone che vivono in tende di plastica, va bene, costruiti sugli argini, con le città sostanzialmente. Questo vi dà un'idea. Questo vi dà un'idea della situazione. Queste foto sono foto banali che riflettono perfettamente il dramma della situazione cinese. E cioè l'acqua è poca e arriva improvvisamente attraverso due soli fiumi. Al nord le gigantesche foreste anche di conifere che abbiamo identificato, che sono formate intorno al decimo,
tra il decimo e l'ottavo millennio prima di Cristo, ovviamente si sono interrate, ovviamente si sono trasformate in carbone e oggi costituiscono di fatto la riserva naturale più importante di energia per la Cina. Pensate che per rifornire il paese è talmente assetato di energia che ci sono 3 linee ferroviarie parallele che in mezzo al deserto si dirigono verso questa area carbonifera. Queste 3 linee ferroviarie parallele hanno treni di cui a volte non si vede la fine, di 200-300 vagoni, con 2 locomotive davanti, 2 in mezzo e 2 dietro, che passano ininterrottamente, che si portano sulla costa orientale, sono solo 2-3 mila chilometri, e poi da lì viene lo scarico del carbone sulle navi e dalla costa tutte le città dell'interno vengono rifornite. La storia della civiltà cinese è la storia, se noi la buttiamo giù pesante in termini di risorse naturali, è la storia di una scommessa impossibile. In troppi hanno vissuto in un ambiente dove era difficile vivere in pochi. E quindi le persone si sono dovute arrangiare a livello mitico, immaginando un grand'uomo, Yu il Grande, Dai Yu, che scassa le montagne, spacca le valli e costringe i fiumi a raggiungere il mare, perché se no non c'era vita possibile. E a livello di vita quotidiana, questo mito consegna alla società cinese l'immagine di un mondo cattivo, dove gli uomini non possono vivere, un mondo feroce, fatto di malattie, fatto di alluvioni, fatto quindi di frane, perché poi l'alluvione non è solamente questo. Quando l'acqua si ritira, dopo l'alluvione viene la peste, perché ci sono tutte le carcasse di uomini e animali abbandonati nella pianura che al sole marciscono, putrefano e che generano tutte le malattie possibili e immaginabili. E tutto questo ha formato il carattere dei cinesi. I cinesi sanno che come singolo non hanno nessuna capacità di sopravvivenza, che la natura è una matrigna cattiva, feroce. Guai a fidarsi alla natura. Se ci si deve fidare della natura moriamo domani l'altro tutti quanti. E che se ne esce da queste situazioni solamente con un immenso sforzo collettivo. Il famoso mito del vecchio sciocco Liu Gong, che voleva rimuovere le montagne. Racconta una delle leggende più famose della storia cinese, che Mao ha riportato in auge come molte altre storie cinesi, che c'era una montagna che faceva ombra ai campi dei contadini. Non solo faceva ombra, ma impediva al vento di passare, insomma la colpa di questa montagna era quella di rendere le condizioni di vita assolutamente infernali. E quando questo vecchio se ne rese conto, prese, andò in cima alla montagna e cominciò a buttare via i sassi, ad abbassare la montagna. E naturalmente le persone dissero: ma te sei completamente scemo, cioè, mica penserai di abbattere la montagna. E la sua risposta è una risposta che è proprio la favola della Cina. Vecchio disse: sì, io sono forse un po' un illuso, ma una cosa è certa. La montagna non cresce, il mio lavoro invece può continuare. Se lo continuo io, poi lo continuano i miei figli, lo continuano i miei nipoti. Magari ci mettiamo 1000 anni, ma la sorte di questa montagna è segnata. Ci sono foto abbastanza banali da questo punto di vista che danno la testimonianza delle... Questi sono i deserti di cui si parlava prima, queste ancora le alluvioni. Volevo arrivare a quello che è la quintessenza, mamma mia come lontano, del paesaggio cinese. Poi dopo ve le vedete, ve le tenete qua, se vi sembrano belle potete godere, non è questo il punto. Andiamo.
Questo è il paesaggio naturale cinese. E cioè non c'è un solo centimetro quadrato che non sia stato portato a coltura dal lavoro dell'uomo. Un lavoro spietato, un lavoro infinito. A noi pare poetico, ma provate ad andare lì, a prendere una montagna e a trasformarla in un gioco di terrazzamenti, in questa maniera. Devo dire che perlomeno per le persone che hanno una preparazione storica o che hanno la memoria in casa, lo scenario è esattamente quello dell'Emilia Romagna, è esattamente lo stesso. L'Emilia Romagna non esisteva, era quasi tutta sott'acqua, o comunque in zone di marcite, di paludi. La via più veloce per andare da Bologna a Venezia era un canale, non era una strada. Ravenna era un porto imperiale, era il porto della marina bizantina, e nessuno pensava di coltivare mais o riso nella Romagna. Gli emiliani e i romagnoli hanno cambiato il loro paesaggio in maniera decisiva con le braccia, con la vanga, con i famosi scariolanti. Decine di migliaia di uomini a spalare terra mano e sera per costringere i fiumi ad andare dentro i canali e per mettere un'alta alle alluvioni. E non solo, quando i grandi proprietari agrari si sono accorti che la colpa era dell'Appennino, che non è come lo vedete adesso, era pelato come la mia testa, non c'era un albero tra Bologna e Firenze neanche a piangere il greco, i grandi proprietari agrari decisero di investire sull'Appennino costruendo foreste perché almeno le monte degli alberi trattenessero le acque e almeno si riducesse il rischio di alluvione. La Cina vive in queste condizioni. Timothy Brooke è uno studioso che adesso insegna a Princeton, è un pochino più giovane di me, e ha avuto l'avventura, anche la fortuna, ma la fortuna aiuta chi studia, chi non studia sta nelle ombre degli alberghi ad aspettare che gli passino una velina con le notizie, di andare nella casa di un nobile, facciamo finta di Mirandola, così non diciamo nomi cinesi, diciamo nomi di posti a noi noti, e ha trovato in casa del proprietario agrario di questa azienda di Mirandola, ha trovato quelle che in linguaggio tecnico vengono chiamate gazzette, e cioè sono i rapporti che ogni anno il proprietario teneva sulla tenuta e la gestione delle terre. Bene, siccome la famiglia era una famiglia importante, le terre erano importanti e c'erano anche degli incarichi pubblici che trasformavano la famiglia in funzionario ufficiale, magistratura delle acque, eccetera, eccetera. Bene, per incredibile che sia, il nostro amico ha trovato una successione di resoconti sull'andamento dell'azienda agricola che copre quasi dal 1420 al 1941. Dunque, in 500 anni, diciamo, grosso modo, le alluvioni distruttive annotate dai compilatori di queste casette sono state più di 380. Immaginatevi, non lo so, qua non ne abbiamo più le alluvioni, ci stiamo a preoccupare per fenomeni marginali. Quando io ero appena nato ci fu l'alluvione del Polesine. Quelle non sono alluvioni di scrosci d'acqua che portano un pochino d'acqua tra Bologna e Ferrara o della bassa Modenese, le alluvioni sono un'altra cosa. Poi magari uno grida al dramma, ma questo è un altro discorso. Le alluvioni distruggono, le alluvioni fanno tavola rasa. Bene, nella cultura, Cao Qing, un economista di Shanghai, che ha scritto un libro stupendo che si chiama Contadini del Fiume Giallo, bene, i contadini del Fiume Giallo nel 1990 si rifiutano di costruire case normali perché dicono tanto il fiume prima o poi tracina, ci porta via tutto quanto.
Quindi noi risparmiamo sulla casa e non sulla barca. Noi ci teniamo la barca vicino a casa. E quando il governo cinese alla fine degli anni 70 ha voluto cominciare a dire non è pensabile continuare in questa maniera, bisogna a tutti i costi passare a delle abitazioni serie, e questo è molto meno umanitario di quanto non possa sembrare, è tecnicamente è una scelta importante, forse ci sarà tempo per parlarne. Sapete attraverso quale stratagemma si è convinto i contadini a costruire delle case e ad andarci ad abitare mollando la casa di fango e paglia? Rivestendo la parete delle case di ceramichette bianche tipo bagno, in modo che il messaggio era chiaro: se arriva un'alluvione, questa casa slash bagno non viene via, perché l'intonaco sarà in grado di respingere l'acqua. Questo non basta, c'è lì uno schema, poi se volete voi, non lo so, comunque sì, ma non vorrei, è l'istogramma. È una cosa angosciosa, si parla ogni anno di migliaia e migliaia di morti, intere strade da ricostruire, intere scuole da ricostruire, si parla di raccolti perduti per milioni e milioni di ettari. Si sta parlando di una tragedia che voi vedete qua, tenete presente che qua nel grafico di sinistra voi avete in blu i valori perduti in seguito alle alluvioni e dall'altra parte avete le popolazioni che sono state coinvolte dalla popolazione, ma guardate che quei 0, 50, 100, 200 sono milioni di persone. Cioè tu sei un governo dell'età contemporanea e ti trovi col problema di averci nell'anno 1997 250 milioni di persone senza casa, senza scuola, senza mangiare. E poi scusate, ma c'è un amico, un economista, che dice sì, poi i grafici bisogna visualizzarli, perché alluvione significa buio, significa che non sai dove andare a fare pipì, ma tu la fai almeno due o tre volte al giorno e non fai solo quella, e c'è il vicino, per cui tu cammini sulla roba, tu cucini, non devi cercare di cucinare in questa situazione. Significa tifo, significa colera, significa tutto quello che voi potete immaginare. A margine di tutto questo poi c'è la considerazione drammatica, cioè tutta quest'acqua viene dal Tibet, per cui se politicamente dovesse mai succedere che il Tibet si sgancia dalla Cina, è come se uno chiudesse un rubinetto e 1.500.000.000 di cinesi non hanno più un goccio d'acqua. I russi lo hanno fatto questo esperimento, lo hanno fatto forse in buona fede, chi lo sa. Comunque l'Unione Sovietica, quando occupò l'Asia centrale, organizzò i confini tra le varie province in modo che l'Uzbekistan avesse la pianura e il Kirghizistan avesse le montagne. Probabilmente non c'era percezione di questa differenza, probabilmente i politici russi hanno ragionato nella logica del dire gli uzbeki sono degli agricoltori e parlano uzbeko, il confine linguistico è questo qua, dove ci sono nomadi e pastori che vivono in montagna. Ma questo confine con il crollo dell'Unione Sovietica si è trasformato nel confine tra nazioni. L'Uzbekistan dipende interamente dal Kirghizistan per le provvigioni di acqua e questo ha di fatto portato quasi alla guerra tra i due paesi, perché nessuno può accettare di essere con uno al controllo del rubinetto dell'acqua che dice oggi apro, oggi non apro, oggi mi va, domani non mi va. Ed è invece esattamente quello che fa il Kirghizistan per farsi pagare di più dall'Uzbekistan. Ora voi direte, ma questi sono problemi enormi. No, questi sono ancora problemi gestibili. Sono ancora problemi gestibili perché bene o male il governo si è mosso, qua si vede il
la linea rossa che segnala gli interventi e si sono fatte cose imponenti. È vero che è stata fatta la diga sul fiume Azzurro, è vero che è una mostruosità dal punto di vista ecologico, è vero che 1 milione di persone hanno dovuto essere spostate in altre parti, ma non ci sono più 250 milioni di persone che ogni anno devono andare a vivere sugli argini e che hanno la casa distrutta. E guardate che quando parlo di casa distrutta intendo dire fango e fogne che occupano il vostro primo piano, che è l'unico che avete, e a volte anche il secondo. Dopo i 60-70 giorni di alluvione, non è che voi vi ritrovate il tappetino turco come l'avevate messo, eh? Cioè devi ricominciare, la casa deve asciugarsi, quindi i mobili dovete ricomprare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma provate a immaginare in una situazione del genere la corrente elettrica. Solamente ristabilire la corrente elettrica in modo che voi possiate caricare il vostro telefonino o accendere il computer. Quindi la situazione è drammatica. E i cinesi come si sono abituati a questo? Si sono abituati attraverso un controllo degli argini molto forte. Questi controlli degli argini erano affidati a una magistratura delle acque, magistratura delle acque che aveva una era di sorveglianza imperiale, e con delle ispettori che verificavano e intervenivano in sede di verifica piuttosto rigidi, e sostanzialmente la magistratura delle acque interveniva in due modi: controllo degli argini che vengono mantenuti e controllo del terreno golenale, e cioè che nessuno usi il terreno golenale, cioè che il terreno golenale è il terreno che consente al fiume di esondare senza invadere le zone produttive. Nessuno doveva trasformare il terreno golenale in area produttiva permanente, per cui cessa la stagione delle piogge, hai un fango fertilissimo in riva al fiume, bene, tu semini colture che giungano a maturazione in 30 più, per lo più ortive, in 30-60 giorni, e poi smammi, perché se quella cosa lì me la trasformi in una piattaforma di coltura, 6 mesi dopo il fiume non trova lo sfogo perché tu hai trasformato questo terreno in area di coltura, magari l'hai alzato, magari l'hai protetto, e se il terreno non trova lo sfogo si butta verso l'argine e lo distrugge. Molte delle città cinesi sono circondate da mura, e uno pensa che la Cina sempre in guerra, ma che? La Cina è uno dei paesi più pacifici della terra, se non fosse per l'aggressione occidentale potrebbe, tra qui del 1840-1860, potrebbe dire di essere uno, assieme al Giappone, uno dei paesi più pacifici del mondo. Quelle mura lì 9 volte su 10 servivano a tenere lontano l'acqua nel corso dell'alluvione. Quando alla fine degli anni 70 con Deng Xiaoping è cominciata una nuova era, si sono fatti lavori importantissimi, e sono lavori abbastanza scontati, cioè da una parte si sono drenati i fiumi, dall'altra parte si sono creati dei bacini di sfogo, si sono create delle condotte spesso sotterranee, spesso di alcune centinaia di chilometri, per rifornire con l'acqua dei fiumi in piena i corsi d'acqua invece che sono più nel nord quasi secchi. E per la prima volta nelle città del nord, quindi metà della Cina, è comparsa l'acqua. Fiumi che diventavano fiumi 30, 40, 50 giorni l'anno lo sono diventati permanentemente. Un'iniziativa ecologica, no, uno stravolgimento totale del sistema idrico cinese, ma d'altra parte se vuoi fare delle fabbriche e se vuoi fare delle aree di produzione tu hai bisogno di acqua, vuol dire l'economia non ruota, sì, adesso pare che ruoti attorno al dato virtuale, ma quello che noi mangiamo, quello che noi beviamo, dove dormiamo, le nostre case non sono virtuali, se non sono fisiche, siamo belli che morti. E lì è successo un fatto straordinario. Per esempio, questo
avvenuto nella città di Taiwan, siamo all'inizio degli anni 90, una gigantesca condotta sotterranea, oltretutto fatta da una cooperativa che adesso è fallita, ma che era romagnola, cioè 80 km sotterranei per portare l'acqua in questa città, si rivela totalmente inadeguata, nonostante alcune industrie siano state spostate. E il governo si trova davanti a questo fatto, che i cinesi hanno scoperto che lavarsi è piacevole. Non solo lavarsi, qualcuno di loro c'ha anche il bidet in casa. E tanti, ormai tutti, hanno il water e tirano l'acqua. Tutte cose che qualcuno di voi qua presenti ha visto cosa sono i bagni cinesi in campagna fino a 20 anni fa. Era una fossa con un asse in mezzo, chiuso, buona lei, non c'era nient'altro. Nel momento in cui un ragazzo cinese comincia a volersi lavare, a farsi la doccia, lavarsi la faccia, lavarsi le mani, andare in bagno e tirare l'acqua, possibilmente avere dell'acqua magari da bollire, ma comunque non da andarla a comprare per cucinarsi il ravioli, per cucinarsi il riso, immediatamente il consumo si è impennato per 1000 e l'acqua che prima serviva non basta più. La stessa cosa è avvenuta con la produzione agricola. La stessa cosa è avvenuta con la poca energia che la Cina ha. Sopra ogni aspetto, l'ingresso della Cina in un'area di modestissimo benessere ha fatto impennare i consumi. Queste persone vivevano in condizioni molto dure, di elettricità non ne avevano, di frigoriferi nemmeno, le lavatrici non se ne parlava, l'acqua non c'era, erano tradizionalmente uno dei paesi più sporchi del mondo, e lo sono ancora, è uno dei popoli più sporchi del mondo e in parte lo è ancora, ma ovviamente sono esseri umani come noi e una volta che hanno provato l'ebbrezza vivificante di essersi fatti una doccia, ci rinuncia più. Oggi la Cina non ha acqua per se stessa, non ha energia a sufficienza per muovere le proprie risorse, è in deficit alimentare, perché nonostante lo sforzo, ecco che riprendo un punto, poi sapete siamo quasi alla fine, poi faremo, no? Perché la scommessa cinese, che chi conosce l'agricoltura lo sa bene, non si può vivere in un paese dove il 56% della gente fa l'agricoltore, perché sono felici i turisti, sono felici i fotografi, sono felici le gentili signore che scendono dal pullman, che guardano il vecchio con la gerla, che sale sulla montagna e dice ma che spettacolo meraviglioso, ma la prima volta che quel vecchio con la gerla lì si presenta al posto medico e chiede un'aspirina, è costato allo Stato più di tutta la sua vita di lavoro fino a quel momento. Perché l'agricoltura è economia e l'economia deve rendere. E se tu passi tutta la tua vita a coltivare una terrazza di terra a 1200 metri di altezza, che come quelle che abbiamo visto prima, che è larga 1,5 metri e lunga 20 metri, tu sei un eroe, ma non hai prodotto nulla, niente. E quindi il governo cinese sa quello che tutti sanno, fin dalla rivoluzione industriale inglese, che le persone devono essere buttate fuori dalle campagne se gli si vuole garantire un minimo di benessere. Ci sono dei parametri abbastanza noti. Un'economia sana ha al massimo il 3% delle persone dedicate all'agricoltura. Oltre il 3%, fino al 6%, è nel caso della Baviera, dell'Italia, della Provenza, si può giustificare la permanenza sul terreno di un eccesso di presenza di lavoratori, di contadini, con la scusa, che non è una scusa, che è una componente importante, di difesa del paesaggio e qualità del paesaggio, ma oltre il 6% sono soldi buttati via. È come mettere 10 persone in una casa colonica che produce cibo per 2 e gli altri 8 che cosa mangiano? Bene, la Cina non è al 6%, è al 53%, il che vuol dire che ci sono circa almeno 6 o 700 milioni di persone che lavorano in condizioni dove il loro lavoro non è mai utile,
è eroico, è generoso, li vogliamo tutti bene a queste persone qua, ma non producono, non producono, e se tu non produci sei povertà per il tuo paese, non sei ricchezza. E quindi è obbligatorio spostare queste persone in città, ma spostare queste persone in città ne fai dei disadattati. E quindi da qui il problema enorme di come inserire questo flusso umano in una realtà nuova. Alle difficoltà che ho accennato se ne aggiungono due. La prima lo avete sotto gli occhi ed è evidente. L'America sta perdendo, gli Stati Uniti stanno perdendo la leadership mondiale, sia in campo economico che tecnologico. Ci sono alcuni dati che sono allucinanti, cioè gli investimenti cinesi in tecnologia e in ricerca scientifica sono vertiginosi. Cioè se noi prendiamo tutti quelli dell'Europa e degli Stati Uniti e li moltiplichiamo per due, non raggiungiamo quello che la Cina investe in un anno solo. La perdita della leadership dal punto di vista politico è un problema, non è un problema, questo è un problema degli Stati Uniti e se lo porranno loro, ma una cosa è sicura, contrariamente ad altri stati, la Cina è oggetto di iniziative che mirano a creare difficoltà ed è continuamente così, è sotto pressione praticamente da sempre. Caso unico, eccezionale nella storia dell'umanità, un governo che non è stato accettato dall'ONU fino al 1971. Cioè, la base giuridica dell'ONU è controllo il territorio, bene, dopodiché potrei anche essere boccassa, non me ne frega niente, ma il tuo seggio all'ONU ce l'hai perché controllo il territorio. La Cina è stata tenuta fuori per quasi 30 anni. E poi sono cominciati gli attacchi sistematici, continui, che sono partiti prima con Taiwan, che dovrebbe essere indipendente, poi con il Tibet, che dovrebbe essere indipendente, poi con la SARS, che tornerà fuori nei prossimi giorni, e poi con gli Uiguri, e poi con l'inquinamento delle città, e poi con l'inquinamento alimentare, cioè ogni anno c'è un'offensiva americana su questo tema. E sono difficoltà che creano problemi, molto grossi. Lo scontro sopra i dazi è uno scontro risibile perché la partita è già vinta dalla Cina, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè, ormai la Cina non ha nemmeno più bisogno di esportare negli Stati Uniti, ormai il mercato interno è in grado di sostituire il mercato interno cinese, sono 1,5 miliardi di persone contro i 200 milioni di americani, è presto fatta. L'aggressività americana, la si misura da un dato che è molto attuale, su cui mi sono occupato seriamente, la cosiddetta epidemia della SARS, una tragedia infinita, eccetera, eccetera. Tutto quello che da domani voi leggerete sopra questa nuova replica ha portato a 800 morti. Io però mi sono letto il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su questi 800 morti. 400 morti sarebbero avvenuti prima che venisse riconosciuta la SARS in quanto tale. Quindi scusate un attimo, se sono morti prima che la malattia venisse identificata diventa un problema. E sugli altri 400 c'era un asterisco molto divertente che rimandava alla fine del rapporto, 300 pagine dopo, ultima nota. Per SARS si intende una diagnosis per exclusion. È una diagnosi per esclusione, non essendoci trovate altre cause, si sono raccolte tutte queste cause nella denominazione SARS, è la presa in giro. Ma questo è niente, ogni anno muoiono di polmonite legate all'influenza in Europa circa 150.000 persone e negli Stati Uniti circa 50.000 persone, 55.000 persone. E la grande falcidia degli anziani che non superano, vengono mandati in ospedale e in ospedale la maggior parte di questi contrae la polmonite ormai. Noi stiamo parlando della SARS che avrebbe provocato 800 morti,
ci sono più persone morte perché un geranio è caduto dal davanzale di una finestra mentre loro camminavano che non morti di SARS. E l'allarme che è stato lanciato adesso ricalca perfettamente gli scenari di 10 anni fa. I numeri sono ridicoli. Se qua tra di voi c'è un medico, un esperto di epidemie e di malattie, sa che sotto 50, 100, 200 mila, non stiamo parlando di malattie, stiamo parlando di andare a rompere le balle a uno inventandosi qualche cosa. La seconda è comunque la rivalità degli Stati Uniti, è un problema reale, perché crea problemi alla Cina. Uno potrà dire che la Cina se l'è andata a cercare con un comportamento inaccettabile, con i tibetani, non è di questo che stiamo parlando. Quali manovre hanno loro in mano per risolvere i loro problemi? Il secondo e ultimo cosa, l'ultima cosa che voglio dirvi, perché è una cosa grossa, è che i cinesi studiano e programmano a lungo termine la loro economia e loro sanno nei documenti non solo di partito ma anche dei centri di elaborazione demografica che nel 2050 il 1.600.000.000 di cinesi sarà, se va bene, se va molto bene, sarà 1.100.000.000 di persone. Cioè loro perdono 500.000.000 di abitanti. Perché perdono 500.000.000 di abitanti? Perché se ne va a creatore la mia generazione. Cioè i cosiddetti baby boomer, quelli nati dopo la fine della guerra tra 1949 e 1960. Vorremmo tutti essere immortali, ma statisticamente è impossibile. Quindi noi prima o poi, entro 10-15 anni, saremo morti. E con la morte della nostra generazione in Cina scompaiono 200-300 milioni di abitanti. Ma la generazione dei trentenni ha un tasso di natalità negativo. Non è negativo 1,2, no, è negativo, è sotto lo zero. Allora, si suppone che lo zero sia la parità, sia garantito da un tasso di natalità di 2, cioè 2 genitori fanno 2 figli, la popolazione resta la stessa. Bene, per trovare un figlio di trentenni in Cina bisogna mettere insieme 8, 9, 10 coppie. Le ragioni sono molteplici. Non c'è tempo per stare a spiegare. Sostanzialmente la vita di un trentenne in Cina è durissima, ringraziare il cielo che ce la fa a tenere duro, ma ci aggiungerci anche il peso di un bambino è impensabile. Queste sono le sfide che la Cina sta fronteggiando e a fronte di queste ci sono anche imprese etiche, no? Sempre segnate con questa amorevole cura dai nostri giornalisti che sono, a mio avviso, molti di loro sono solo a libro paga del Dipartimento di Stato, ci manca poco, perché tutti quanti voi sapete che nelle città cinesi non si poteva respirare, si girava con la mascherina, la nebbia fitta così. Qualcuno vi ha fatto l'articolo dicendo che adesso Pechino il problema è risolto. Vuol dire, siccome 2 anni fa non si respirava, adesso vi hanno detto che si respira, hanno fatto chiudere le fabbriche che inquinavano e adesso l'aria è scesa e adesso i livelli di Milano. Cioè c'è proprio questo costante atteggiamento che si occupa di Cina così tanti anni come me, ormai sono quasi 40 anni, a questo punto non fa nemmeno arrabbiare, è proprio noioso, è noia mortale. Si piglia una persona impreparata, magari non sa neanche il cinese, lo si manda a Pechino, prova un po' di notizie e lo utilizzano sempre quello. Negli anni 80 parlava solo di biciclette, negli anni 90 parlava solo delle ragazzine di Pechino che avevano scoperto l'indipendenza economica e poi dal 2000 il disastro ecologico. Sì, è vero, i cinesi hanno compiuto dei grandi disastri, ma li stanno anche risolvendo. Allora, uno può amare la Cina, può non amare la Cina, sto finendo, però queste sono le condizioni in cui si muovono. Facendo il verso a una citazione, riportando la citazione di un economista cinese, il governo cinese si muove su una cingia. Se qualcuno di voi è stato nel Salentino, a nord
Bolzano a fare delle camminate, c'è una passeggiata che scende sopra il passo Stelvio, dove c'è un sentiero largo 1,5 metri. A destra c'è un burrone che va giù almeno 400 metri. A sinistra è tutto prato, è altissimo, ma se metti il piede non ti fermi più, va giù per 1,000 metri. È una cencia meravigliosa, i miei figli l'hanno fatta spingendosi l'un l'altro e dicendo adesso cadi, adesso cadi, adesso cadi. Queste sono le cose che succedono. È una passeggiata meravigliosa, ma obiettivamente sgomenta. Ecco, questa è la situazione del governo cinese. Deve cercare di arrivare a tutti i costi, più velocemente possibile, a uno stato post-industriale, perché non ha le risorse energetiche e delle materie prime per tenere duro la concorrenza. E per farlo a pochissimi anni, perché tra pochi anni, già da partire dal 2030, il numero degli abitanti crollerà. E quindi attenzione, crolleranno il numero dei lavoratori e crollerà il numero dei consumatori. E quindi se tu sei manifattura del mondo e non hai operai per far andare avanti la fabbrica, come fai? Ecco l'investimento sull'automazione, eccetera, eccetera. Mi scuso con il professore perché nella presentazione non ho citato almeno due dei testi che nel prepararmi avevo un attimo letto e sfogliato. L'ultima fatica del professore è Storia di uomini e di fiumi, mi pare che possiamo, come dire, invitarci collettivamente alla lettura. È una lettura quasi, come dire, storico-turistica, nel senso che la frequentazione dei due fiumi, giallo e azzurro, ripercorre anche la storia delle capitali delle città, no? Che si snoda lungo questo percorso. E il professore approfondisce la storia di questi centri, di queste collettività, in maniera, come dire, storicamente non diciamo conseguente, quindi la stratificazione di ogni territorio viene affrontata per quello che la storia, diciamo così, ha reso più significativo. L'altro libro che mi sembra interessante, ma poi mi darà conferma, Ombre cinesi, che è appunto una fatica del 2006, e che appunto narra come la Cina si è fatta nazione. E sono libri molto densi da un punto di vista storico e anche antropologico, e credo che possiamo approcciarli in maniera molto efficace. Ci sono domande o comunque richieste di spiegazione o di approfondimento? Giuliano Barani. Io avevo, diciamo, una domanda letteralmente just in time che riprende proprio la coda dell'intervento veramente molto interessante del professore. Appunto, a partire dalla constatazione dell'impatto visibile sul piano epidemiologico e sanitario della SARS e del coronavirus attuale, la cosa molto interessante è, diciamo, un comportamento molto diverso sul piano della comunicazione delle autorità cinesi, no? Addirittura Xi Jinping è intervenuto su quest'ultima presunta epidemia, che appunto sono tali da non poter parlare tecnicamente di un'epidemia. Allora mi veniva da pensare che forse, come dire, a questo punto c'è anche la volontà di utilizzare queste forme di speculazione, di etnologia a carico della Cina in maniera reattiva per accreditare il potere cinese in una forma e in un profilo diverso, no? Di trasparenza, di quella che oggi si chiama accountability, no? Cioè far vedere che non c'è nulla da nascondere e evitare che, come dire, certe pratiche che sono magari retaggio anche della prima storia del Partito Comunista Cinese vadano a rinfocolare visioni catastrofiste o in qualche modo teratologiche della Cina, no? È sicuramente così, è sicuramente così. Loro sono rimasti bruciati, attoniti, increduli da come si è potuto. Guardate che la SARS del 2003 è costata alla Cina 2 punti di PIL. 2 punti di PIL sono circa alcuni milioni di posti di lavoro, cioè gente che ha perso il posto di lavoro, fabbriche che hanno chiuso perché era tutto bloccato per la SARS. E da loro sono rimasti colpiti da questo
levata di scudi di tutti i giornali, ecco, parlano di queste cose qua, ma i cinesi nascondono le cose, in realtà sono... E i cinesi non sono persone che si fanno beccare impreparati due volte. Per cui adesso hanno giocato d'anticipo. Ah, avete già cominciato con questa cosa qui, benissimo. Allora adesso vi facciamo vedere che siamo più efficienti di qualunque organizzazione sanitaria al mondo. In questo modo cerchiamo di contenere il danno. Ma il danno non lo si contiene. Cioè, voglio dire, è bastata... Si capisce, no? Provate a pensare alla ripercussione turistica di tutto questo. Allora, questa è catastrofica, cioè vuol dire milioni di annullamenti sulla Cambogia, sopra le aree turistiche toccate dai cinesi, alberghi vuoti ma nel giro di 48 ore. Perché il turista è il turista. Perché devo andare lì? Ci sarà qualcosa di vero. Questi sono gli equivalenti di bombe, eh? La Piazza Fontana era più eclatante come cosa, ma non ha avuto conseguenze così disastrose. Quello che è drammatico è come si prestano i giornalisti. 8 morti. Oggi su Corriere della Sera 8 morti, 2-3. 8 morti. Ma avete idea di cos'è l'epidemia? Dico, 8 morti è statisticamente inesistente come informazione. D'altra parte, io ho ancora in casa la pagina del Corriere della Sera dove era il 2004 e il titolo, prima pagina, trovata morta un'anatra sull'isola di Rügen nella Germania settentrionale, a prova della aviaria che ci stava. Vabbè. Poi si scopre che il Corriere della Sera ha avuto finanziamenti pubblicitari imponenti dalle industrie farmaceutiche che hanno avuto subito prima dal governo Berlusconi finanziato un vaccino che hanno buttato via, però che ha costato alla nostra comunità alcuni milioni di euro per vaccinare la popolazione contro un'epidemia che non esisteva, eccetera, eccetera. Poi dopodiché compare De Bortoli che scrive forse abbiamo esagerato ma l'abbiamo fatto in buona fede, ma chi è che deve leggere queste cose? Nessuno, ormai è tutto andato, finito, i soldi sono stati spesi, potevano essere scuole, asili, aule universitarie e invece sono finite nella pancia delle industrie farmaceutiche. Ho una domanda anch'io riguardo la corsa cinese all'Africa e alle risorse, alle materie prime africane. Quindi si dovrebbe ricollegare nel disegno di una corsa entro il 2030 al massimo sviluppo, al massimo sfruttamento di risorse utili all'economia cinese? Se non aumenta la produzione agricola su scala mondiale, i cinesi faticano a mangiare. Perché il mondo produce meno cibo di quanto se ne dovrebbe produrre. Si sono accorti di un secondo problema, adesso questo racconta una bella cosa nella sua interpretazione più cinica e più spietata, e per cui preferisco metterla in ridere. Nel momento in cui tu intervieni in Africa e alzi i livelli di vita degli abitanti di quella provincia e questi cominciano a mangiare, tutta la produzione agricola che tu speravi di portare in Cina perde il 10-20% perché adesso i neger mangiano. E mi pare una bellissima cosa, voglio dire, ne hanno pienamente diritto. Siamo tutti felici per questo, però se prima producevano 100, adesso produce 20. È vero, siamo attesi da un crollo della popolazione, no? L'Italia passerà dagli attuali 60 tra i 54 e 55 milioni di abitanti, si perderanno 6 milioni di persone. L'unico paese che si suppone continuerà a crescere sono gli Stati Uniti, le quali peraltro sperperano, qua sto dicendo cose banali che sappiamo tutti quanti, con il bidone del rusco di una famiglia americana si potrebbe alimentare famiglie africane per chissà quanto tempo. Il problema in questo momento in Cina è però ora, perché quando si sarà ridotta la popolazione questo problema sarà risolto. E questo è anche l'errore tragico, folle fatto da Mao,
è fatto negli anni 40 e 50. Però anche i cinesi hanno smesso di accusare Mao, perché non è che in Italia le cose poi siano andate così diversamente. Cioè, vuol dire, se voi guardate quanti bambini nascono in Italia nel 1951, 52, 53 fino al 60 e quanti ne nascono adesso, credo che il rapporto sia di 1 a 20. Cioè, vuol dire, per i 20 bambini che nascevano nel 52 adesso ne nasce uno. Le classi, non so, molti di voi non c'erano, ma io quando ero bambino io ricordo che c'erano classi, scuole elementari di 1000-1200 bambini, e poi c'era un altro plesso che ne aveva altri 1200, addirittura doppi turni, insomma, via, sono cose che adesso sono classi. Quindi quando questo, voi certamente lo vedrete, io non credo, quando questo crollo della popolazione si sarà prodotto, l'emergenza alimentare sarà probabilmente risolta, però in questo momento è al massimo grande. Aumenti il benessere. Come? Aumenti il benessere della Cina, calerà di numero, adesso il 50% non mangia, perché non è che mangiano tanti cinesi, no. Quelli che vivono in campagna, quindi poi tutto quello che succederà di malattie che azzererà tantissimo. Pensate tutto quello che sta succedendo nel mondo agricolo italiano, la cimice cinese, l'ape cinese che ha distrutto tutti i castagneti della nostra montagna, la cimice cinese che distrugge tutti i frutteti dell'Emilia Romagna. Chissà che succede. Comunque, diciamo, sono tutte cose che sono sempre avvenute e a cui si è trovato sempre il rimedio. Vince la natura, non è uno stato paradisiaco che gli uomini hanno rovinato, è una matrigna dura e cattiva e non regala niente, e se si sbagliano le mosse, io ero a una conferenza la settimana scorsa a Bari, tutto quel flagello che ha distrutto gli ulivi, la Scilella nasce dal fatto che alcuni proprietari di ville del Salento hanno voluto far arrivare delle piante tropicali da piantare e ci sono riusciti. No, no, loro hanno detto che era quella la casa primaria. Gigi, no, dici no. No, ci sono dietro delle importazioni. Importazioni di piante dalla Cina, tanto per non, fatte dagli olandesi. Va bene, no? Sì. Beh, ma poi per carattere ornamentale impiantate nelle ville. Sì, problemi anche di importazione, come dire, non sanitariamente corretta. Certo, sì, sì. Quindi in realtà poi si risolve tutto, ragazzi, si risolve tutto, perché poi la terra trova sempre il suo equilibrio, l'importante è lasciare che le cose. Siamo a posto?